Imparare che un luogo di preghiera, un luogo di imparare la cosa di Dio, amen. E cresceranno con questo bel insegnamento. Amen. Amen, maestro. Mira che coro avete, sorella. Amen, pace di Cristo, Chiesa. Volevo condividere con voi che stamattina c'è stata una lezione molto speciale per i bambini. Abbiamo parlato della verità su Halloween. Veramente loro sono stati molto interessati e veramente il mio cuore piangeva perché e sono delle cose che vengono oscurate dal mondo, non vanno in profondità per vedere veramente la verità su feste che veramente vengono dal male. Io gli ho spiegato in parole semplici veramente che loro devono essere una luce in questo mondo. Amen. E che anche nelle scuole loro hanno opportunità di parlare con gli amichetti, le amichette in colui che noi crediamo, in Cristo Gesù. E anche tramite questa festa gli ho detto: prendete spunto per parlare con i vostri amichetti, perché veramente loro conoscano veramente il significato, perché vi dico che neanche io conoscevo il significato profondo di questa festa. Si sanno cose che uno cresce, sì, magia, stregoneria, ma quando sono andata lì con lo studio e ho approfondito, veramente piangevo perché dicevo: questi bimbi crescono e nessuno gli dice veramente qual è la via giusta da seguire. I bambini che nel mondo fanno cose neanche sanno, perché forse nessuno, c'è qualcuno che forse glielo dice. Quindi magari se noi siamo chiamati del Signore, impariamo ai nostri figli che anche a scuola possono parlare di Gesù, possono veramente già dai loro volti, perché io li vedo e sono dei bambini stupendi, hanno proprio un viso splendido. E veramente, genitori, vi chiedo veramente di invogliarli a venire al culto, di veramente di farli crescere veramente sani e forti nelle sue vie, perché veramente già da questa età dobbiamo dire: sono piccoli, non capiscono, perché loro capiscono anche più di noi. E non dobbiamo dire: lasciamoli stare, non fa niente, non capiscono. Loro capiscono molto bene, e veramente con la saggezza di Dio vogliamo amministrarli, e che il Signore veramente come genitori ci dia la forza giorno dopo giorno di farlo. Dio vi benedica. Adesso tutti insieme vogliamo cantare questo canto, e grazie di tutto, di ogni cosa che fate, e per la collaborazione di tutto, alle mamme, grazie di tutto, che Dio vi benedica. La grande
gloria al nome di Gesù. Grazie a Bimbi, nel nome di Gesù.